Sapete, libero ha sentito una canzone. Michael me lo diceva sempre. Tutti quanti ascoltano libero, ma pochi sentono. Non capivo, non capivo. Così ho deciso di allenarmi nel sentire di più, nel sentire piccole cose. Ma non sentivo. Poi un giorno, libero ha sentito una bella canzone. Mi piaceva sentire. Volevo sentire di più, sempre di più. Sono partito dalle piccole cose, come il sapore del gelato è buono, essere leggero dopo essere uscito dalla doccia o aver giocato con Michael, come me lo dicevo sempre. Non passava giorno senza che non mi allenassi, non mi allenassi libero, si allenava sempre. Volevo sentire di più, sempre di più, sempre di più. Come fa il tempo? Si può fermare, si può toccare, ci si può parlare col tempo. Mi piaceva sentire. Mi piaceva, libero, mi piaceva. Poi ho sentito come quello delle lampadine, clic. Sapore di salato, mamma che piangeva e Michael non c'era più, non c'era più, Michael non c'era più, è libero. Aveva sentito il buio. Tanto buio. Così vi faccio una domanda. Secondo voi è meglio ascoltare? O sentire, perché il libro non lo so più.